Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri presenti, al commissario, e saluto volentieri e i presidenti, presidente della COTA, saluto, buongiorno. Molise, io sono presidente della regione Molise, una delle regioni italiane. Il Molise è la regione a statuto ordinario più piccola d'Italia e se dovessi parlare in relazione al numero degli abitanti li dovrei solo salutare e andare via. Invece questa piccola regione, che fa per dare le dimensioni 290.000 abitanti, è una regione che ha però grandi aspettative. Noi abbiamo la necessità di stare qui, di creare sinergie con altri territori, quindi l'alleanza per noi è un'occasione importantissima per dialogare con l'Europa, per dialogare anche con l'industria automobilistica. Una piccola regione ha bisogno di sentirsi grande insieme alle altre regioni. Per dare una dimensione di quanto è importante l'industria automobilistica sul nostro territorio, sulla nostra piccola regione, vi dico che in questo momento vi sto parlando, ACC, che è una joint venture di Stellantis, ha iniziato la realizzazione di una delle tre gigafactory europee a Termoli, che è una nostra bellissima cittadina, e con un investimento di 2,3 miliardi di euro, di cui 300 milioni di euro messi sul piatto dallo Stato italiano, accompagnati dalla Regione Molise in un contratto di sviluppo che stiamo portando avanti. Quindi capite quanto per noi sia importante l'automotive. Noi ci aspettiamo molto, ho detto grandi aspettative. Io non ripercorro gli argomenti che i miei colleghi italiani in particolare, ma un po' tutti, hanno ripercorso, perché mi rifaccio alle loro argomentazioni, che sono argomentazioni importanti. Vi dico solo che noi sul territorio molisano ci aspettiamo maggiore occupazione, quantomeno, per quel che è stato detto prima dai miei colleghi, quantomeno mantenere i livelli produttivi, perché sappiamo benissimo che il rischio di esuberi c'è, ma noi dobbiamo lavorare per mantenere, quantomeno, ripeto, per mantenere i livelli produttivi. I sindacati sono molto preoccupati, i lavoratori sono molto preoccupati e noi li dobbiamo in modo concreto tranquillizzare. Ci aspettiamo un rispetto per l'ambiente, quindi transizione ecologica, transizione verde significa anche un mondo più pulito, un mondo migliore da vivere. E ci aspettiamo quindi attraverso l'alleanza un maggiore ascolto dei territori. Noi vogliamo nell'alleanza essere protagonisti di ciò che accade sul nostro territorio. Insomma, il Molise vuole essere protagonista di questa transizione verso un mondo migliore, lavorando con le altre regioni automotive. Per questo motivo sono qui, per questo motivo la regione Molise è a questo tavolo e sottoscriverà, condividendo, tutti gli obiettivi e il metodo di lavoro dell'alleanza. Grazie.